I nostri armadi sono pieni di vestiti che non indossiamo più, che sono passati di moda oppure che semplicemente con il tempo si sono rovinati. Cosa succederebbe se iniziassimo a produrre vestiti che possono essere riciclati, così da non dover utilizzare fibre vergini, ma di riutilizzare quello che è già stato prodotto? Questo è un bel sogno, ma purtroppo è molto lontano dalla realtà. Più del 70% dei vestiti che si trovano adesso nel mercato non sono riciclabili e la gran parte di questi proviene dal fast fashion, perché sono stati concepiti con un sistema lineare e non con un sistema circolare. Come possiamo quindi individuare capi più facilmente riciclabili? Per fare questo bisogna partire dall'etichetta di composizione. Una composizione pura facilita molto il lavoro di rigenerazione, perché poi dopo non c'è bisogno di fare un'analisi per vedere la composizione del filato. Su questo però c'è una tolleranza. Si possono infatti accettare anche capi che sono ad esempio 80% lana e 20% acrilico. Qui c'è il rischio che venga fuori un prodotto di bassa qualità. I capi più difficilmente riciclabili sono quelli che hanno tre o più materiali all'interno della loro composizione. Questi purtroppo nascono già come rifiuto. Nel caso in cui si sia persa l'etichetta composizione, come faccio a vedere se un capo ha delle fibre sintetiche al suo interno? Vi insegno un piccolo trucco dal cenciaiolo. Si prende il capo, con accendino si dà una fiamma e se fa il pallino come in questo caso, significa che c'è una fibra sintetica al suo interno. Un altro aspetto da controllare è se il capo ha dei dettagli particolari, delle lavorazioni fatte con dei materiali diversi rispetto al capo principale. Questo renderebbe la rigenerazione troppo complessa e spesso i cenciaioli scartano questi prodotti perché gli farebbero perdere troppo tempo. Fortunatamente negli ultimi due anni le aziende hanno fatto passi in avanti in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità. Passi che molto spesso sono stati guidati dai consumatori, dal loro senso critico e dalle loro scelte sempre più sostenibili. Solo insieme possiamo creare una moda davvero circolare. Se vuoi sapere di più sulla moda sostenibile puoi visitare il nostro sito oppure iscriviti al nostro canale YouTube.